300 tra i migliori atleti del Taekwondo si fermeranno ad Arezzo per i campionati italiani forme. Di che cosa si tratta? Che disciplina è? È chiaramente una parte una branca del nostro sport. Noi, come sapete bene, il Taekwondo ormai è conosciuto e apprezzato come disciplina olimpica per quanto riguarda la parte agonistica da combattimento. Questa che vedremo questo weekend ad Arezzo è la parte ancora tradizionale che riguarda il nostro sport e anche arte marziale. Quindi queste sono due tornei legati soprattutto a questo tipo di disciplina. Però sarà anche un'iniziativa per fare un po' di propaganda, abbiamo sentito ci sarà anche un robot che attirerà l'attenzione dei più piccoli. Sì, è chiaro che noi utilizziamo queste manifestazioni anche nel territorio per propagandare al massimo quello che è poi lo sport olimpico e quello di avvicinare il maggior numero di ragazzi al nostro sport. È chiaro che ci sarà anche l'ausilio, e per la prima volta che la vedremo sabato e domenica, questo ausilio di questo robot che verrà utilizzato proprio come attrezzo ludico per far praticare il bambino e farlo interagire con il bambino. Sarà una bella occasione per conoscere e apprezzare l'innovazione che noi portiamo avanti come federazione. Riflettori puntati ancora una volta su Arezzo per un evento di portata nazionale. Sì, l'ennesimo fine settimana che nel nostro Palasport Le Caselle troverà posto una manifestazione di carattere nazionale, in questo caso il Taekwondo, campionato italiano, quindi la nostra città si conferma ancora una volta capace di ospitare eventi nazionali sportivi di altissimo livello. Lo spot che è qua alle mie spalle sta girando un po' in tutta Italia per promuovere l'evento, ma evidentemente anche per promuovere la città.